Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente riesco a girarvi questo video. Ve l'avevo promesso, quando ho acquistato tutti questi prodotti vi ho detto che avrei girato il video una volta terminati tutti gli esami. Ma ovviamente questi prodotti li ho testati per tutto questo periodo. E sto parlando dei prodotti per sopracciglia che ha creato Sien. Sien è una linea beauty che è venduta all'interno di Lidl. Che poi ho sempre il dubbio se si dica Sien o Cien o Sien. Non lo so. Ultimamente è uscita una linea tutta dedicata alle sopracciglia. Io vi invito a immaginare la mia faccia una volta che mi sono trovata davanti allo stand pieno perché l'avevano appena rifornito. Lì, tutto per me, che aspettava solo di essere depredato, ma sono stata bravissima. Ho acquistato solo tre prodotti. La linea, se non erro, è formata da 5 in totale, perché c'è anche un matitone per andare a illuminare l'arcata, e quelli ne ho già tanti e non l'ho acquistato. E poi c'era un prodotto sempre per sopracciglia, ma in polvere. Diciamo che quelli in polvere sono quelli che tendo a usare meno. Ne ho solo uno e non lo uso neanche così spesso. Vediamo insieme quelli che ho acquistato. Il primo l'avete già visto, è la matita per sopracciglia. L'avete vista nei top 5 sotto i 5 € e nei preferiti. E fra l'altro so che tante l'hanno già acquistata, quindi mi fa un sacco piacere. Devo andare a prenderne almeno un paio di backup perché, vabbè, non vi voglio spoilerare nulla. Poi ho acquistato la pomata per sopracciglia, quindi la crema, e il mascara. Di tutta la linea per sopracciglia sono disponibili solo due colorazioni. La prima non mi ricordo come si chiami, comunque è un marrone chiaro sul cenere. Proprio oggi una di voi mi ha mandato una foto e fra l'altro mi sembrava tipo la sosia di Chloe Decker, non so se guardate Lucifer, ma sul momento mi è sembrata lei. Comunque questo biondo cenere mi ha detto che la numero 1 era perfetta per bionde. Il secondo colore è il Deep Brown, che è meraviglia, è un marrone scuro freddo. Vi ho già detto non so quante volte la difficoltà che ho avuto negli anni a acquistare prodotti per sopracciglia validi con questo colore, perché solitamente il marrone scuro vira sempre al rossiccio. Non so bene perché. Tutti i prodotti che ho acquistato costano 2,49 euro l'uno, e di tutti e tre i prodotti ho acquistato la colorazione numero 2. Ad esempio, questa è la pomata per sopracciglia. E questo è il mascara. Purtroppo nella matita non c'è scritto un piffero. Quindi l'unico modo per capire il colore è guardare questa banda qui. Perché spero si veda dalla camera. C'è una banda qua marrone scuro e il colore numero 1 invece è un marrone un po' più chiaro. Secondo me è un errore perché è proprio strano che non ci sia scritto da nessuna parte il numero e il colore. Comunque, la matita si chiama Brow Perfect Brush and Pen. Invece il pot è Brow Perfect Pomade. E invece il mascara per sopracciglia Brow Perfect Eyebrow Gel. Direi di iniziare col mio preferito. Mi raccomando, prima di iniziare, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per avere le notifiche dei nuovi video. Allora, vi dicevo, il mio preferito è stato la matita per sopracciglia in assoluto. Anche gli altri sono validi, ma non quanto questa, secondo me. Dunque, piccolo particolare. C'è una vaga somiglianza con i prodotti per sopracciglia di Benefit. Io di Benefit possiedo solo il mascara per sopracciglia e la confezione non si somiglia per niente, però questo si somiglia molto e se non sbaglio anche la matita. Ma prendetemi con le pinzette, io sono sicura che questo non gli somiglia per niente. Questo sì, questo non me lo ricordo come sia in realtà quello di Benefit, però me l'avete fatto notare in tante che c'è proprio una somiglianza con il pack. Quindi, dicevo, da un lato lo spazzolino, dall'altro invece non è una micromina, è una mina, io direi triangolare, non so bene come farvela vedere. Spero che in camera si veda. Comunque è triangolare. E per l'ennesima volta vi faccio vedere il colore. Eccolo qui, un marrone scuro freddo. Vi lascio direttamente all'applicazione e poi vi dico cosa ne penso.
oltre che utilizzarla comunque nella quotidianità, ho deciso di stressarla bene, di metterla a dura prova e l'ho indossata anche al mare. Vi lascio direttamente le clip che ho girato. Allora, ho appena girato un video, quindi ho una full face. Mi strucco solo il viso, le labbra e gli occhi lasciando le sopracciglia perché mi sono truccata più o meno per le 9:30. È mezzogiorno, è 15, no, è 12. Dato che dopo pranzo ho intenzione di andare al mare, lascio le sopracciglia intatte e vediamo un po' la tenuta al mare. Il test è iniziato, sono al mare, vediamo come va. Piccolo update, sono le 21:20 circa e sono appena tornata dal mare, il trucco sopracciglia è ancora intatto, non ho fatto il bagno completo, non ho bagnato la testa, però contando che sono truccata da stamattina presto, un caldo assurdo, mare, la crema eccetera eccetera e ripeto io anche se sfrego non va via, quindi piccolo update prima di farmi la doccia perché poi andrò a struccare il tutto. Ecco perché è il mio prodotto preferito. La texture mi piace tantissimo perché la mina non è né troppo rigida né troppo morbida, colora molto bene e con l'ausilio dello spazzolino si riesce a sfumare molto bene il prodotto, ma una volta che si fissa, ve l'ho fatto vedere già varie volte, il prodotto non si schioda, è veramente una matita ottima. Non è indicato quanto contenga la matita in grammi, forse siccome questa era sigillata magari c'era nella plastichina, ma ha un PAO di 12 mesi. Sicuramente è imbevuta di cere, perché una volta che la applicate si sente di avere qualcosa, come quando applicate il mascara per sopracciglia, quella sensazione lì, quindi io se uso questa non vado a utilizzare il mascara, perché comunque mi basta solo questa. Vi faccio vedere anche quanto me ne rimane, non tantissimo perché l'ho usata veramente tanto. Secondo prodotto, la pomade, che è fatta in questo modo. Qui avete un pennellino, se non erro anche quello di Benefit è fatto in questo modo. Vi faccio vedere anche la texture del prodotto. Questo è cremosissimo, proprio... cioè, cremosissimo. Anche in questo caso vi lascio l'applicazione e poi vi dico cosa ne penso. Questo quindi è l'effetto della pomade. Anche questo prodotto ho deciso di stressarlo bene e vi faccio capire subito il perché. Quando io ho provato sulla mano i tre prodotti il giorno stesso che li ho acquistati, ho notato che questo prodotto non si asciugava e ho pensato, vabbè, magari ho aspettato poco io. Vi faccio anche vedere la pomade vicino alla matita. Ecco qua, questa è la pomade e questa è la matita e come colore per me è perfetto. Vi accennavo, anche questo prodotto l'ho stressato per bene, non quanto l'altro ovviamente. Vi lascio le clip e poi ne parliamo. Allora, anche se sembra molto buio, sono le 10 del mattino. Ho applicato il pomade da circa 10 minuti. Non si è ancora asciugato. Allora, sono le 10:37. Ancora niente, quindi ce l'ho su circa 50 minuti, non si è ancora asciugato del tutto. Allora, sono le 11:17 circa, quindi ce l'ho su più o meno 1:20. Andiamo nell'altro occhio. E siamo più o meno all'ora di pranzo, anche il gatto ha iniziato a lamentarsi. È 1:10 circa. Vediamo un po'. Ancora un pochino. Dopo 3 ore il prodotto non si è ancora asciugato. Allora, io sono stata dall'estetista, sono le 3 del pomeriggio. Cinque ore. Io non so esattamente dopo quante ore si sia asciugato perché effettivamente la sera l'ho dovuto struccare, però alle 3 non era ancora asciugato. Non è un prodotto di cui mi potrei
mai, mai fidare. Quindi questo purtroppo è un prodotto che io non vi consiglio, a meno che magari non lo fissate con della cipria, non avete questo tipo di accorgimento, o con delle cere, però da utilizzare da solo io non ve lo consiglio assolutamente. È un vero peccato perché il colore è perfetto, si stende di una meraviglia, è proprio cremosissimo, ma da quanto è cremoso non si asciuga minimamente. Il pomade invece ha sempre un po' di 12 mesi e contiene 2,5 grammi di prodotto. Veniamo al terzo e ultimo prodotto, Eyebrow Gel, il mascara per sopracciglia. Vi faccio immediatamente vedere lo scovolino perché è fantastico, è piccolissimo, quindi è veramente di precisione. Il colore ve lo faccio vedere immediatamente, eccolo qui, quindi matita, pomade e gel per sopracciglia. Il mascara per sopracciglia a po' di 12 mesi contiene 5,5 ml, che è veramente un'ottima quantità. Poi vabbè, per il prezzo non so neanche qua ribadirlo. Ma vediamolo una volta applicato. Questo quindi è l'effetto del mascara per sopracciglia. Ovviamente non è estremamente ripetitivo quanto la pomade, ma devo dire che le lascia molto ordinate, crea un minimo di volume perché comunque le rende molto ordinate e un po' più piene, ripeto, non quanto una matita, ma è ovvio, le lascia, vi dicevo, ben pettinate, ferme e fissate. Questo prodotto non l'ho stressato quanto gli altri due, anche perché non pretendo che un mascara per sopracciglia abbia la tenuta di una matita o di una pomade. Però devo dire che io la sera ovviamente dovevo struccarlo, si sente leggermente, lascia quell'effetto quasi laccato ma non impietrito. Non so se avete mai provato, ci sono dei gel che proprio danno fastidio, basta fare tipo movimenti stretti per sopracciglia e restano tipo in carta pecoriti, questo invece è molto naturale anche proprio come sensazione. Si asciuga veramente in un attimo e questo è l'effetto finale. Vediamo invece qua, allora, come immaginavo, l'unico che non regge è la pomade, perché sia la matita che il mascara hanno una resa fantastica. Mai mi sarei immaginata che questo prodotto durasse meno di un mascara o di una matita. Cioè, diciamo che solitamente le pomade sono quelle addirittura waterproof, solitamente, ci sono casi a casi ovviamente, e stavolta è veramente tangibile. Quindi se proprio devo consigliare dei prodotti per sopracciglia, questa come primissima scelta. Questo non male, perché comunque regge veramente benissimo, soprattutto questo se siete di fretta, per tutti i giorni, velocissimo. Anche questa, allora, per una che è abituata a disegnarsi le matite, per una che è abituata a disegnarsi le sopracciglia, ovviamente ha più dimestichezza di chi lo fa una volta alla settimana, ogni due o solo in rare occasioni. Quindi secondo me questo per tutti i giorni proprio in velocità è ottimo. Questa come precisione e tutto è la migliore. Questo per me è un flop tremendo, perché questa è la prima volta che l'ho usato, avevo fatto le stories su Instagram, perché sono uscita, c'era un caldo assurdo, avevo gli occhiali da sole e la mia paura era che tenendo gli occhiali da sole si attaccasse il prodotto dal sopracciglio agli occhiali e che poi togliendo avessi tutta una cosa sparsa un po' ovunque, cioè pensavo di ritrovarmi il prodotto per sopracciglia fin qua. E quindi diciamo che non è un prodotto che vi consiglio, a meno che magari non abbiate degli accorgimenti, quindi fissarlo, usare le cere, però insomma, come prodotto in sé per me è un no assoluto. Devo ammettere che però una volta che si fissa, che minimo 5 ore ci mette, la sera va struccato. Però ecco, non è che uno può aspettare così tanto ogni giorno per un prodotto per sopracciglia. Penso di avervi detto veramente tutto sui prodotti per sopracciglia di Sien. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere, perché è la prima volta che faccio un video del genere, quindi ho bisogno di un minimo di incoraggiamento. Fatemi sapere se li avete già acquistati e soprattutto cosa ne pensate, perché magari c'è qualcuno che si è trovata strabene con questo prodotto. Io quindi vi saluto, vi mando un bacio gigante e ci vediamo nel prossimo video.